Amici, buongiorno, ben ritrovati al nostro appuntamento pomeridiano. Dal lunedì al venerdì, lo sapete, alle 14:30 entriamo nelle vostre case, canale 14, Teleromagna. Mi raccomando, grazie, soprattutto grazie di cuore per tutto il vostro affetto che ci regalate. Prima di iniziare con la musica, come sempre, il nostro ringraziamento va a questa grandissima azienda Orogel, a tutto lo staff di Teleromagna e a Videoproduzioni. Renato Maltoni di Galeata, che mi dà la possibilità di fare tutto questo. Prima di partire con la musica, volevo ricordarvi i nostri indirizzi, la nostra mail, la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, dove potete mandare il vostro video e soprattutto voi, amici, magari consigliate a parenti, amici, conviventi, vicini e lontani di mandare il video per la terza edizione di Degni di Nota. Vi dico già che siamo in tantissimi. A breve cominceremo già a spolverare i primi video. Mi raccomando, ci teniamo tantissimi. Oggi sono solo, mi hanno abbandonato, la novella mi ha abbandonato, ma l'unica cosa che non mi abbandona e non vi abbandona è la nostra musica, perché anche oggi vogliamo portarvi la musica, ma soprattutto ringraziare uno dei grandi ospiti. L'abbiamo già fatto, lo faremo ancora nell'arco di queste puntate. Lei è la nostra grande Roberta Cappelletti, che ci porta la sua musica e ce la andiamo ad ascoltare, poi ci vediamo subito dopo. Su sulle montagne, la montanara, ma canzoni di una volta che ha fatto la nostra.
Roberta Cappelletti, grazie ancora, grande Roby, per essere stata con noi, grandi ospiti di Degni di Nota. E qui volevo cogliere anche l'occasione di salutare e ringraziare Nicola Giorgetti, visto che anche lui ha terminato questa parentesi di canzoni qui ad Aspettando Degni di Nota. Lo ringrazio perché ha portato la sua voce, la sua musica, ma soprattutto la sua grande allegria, un'energia positiva. Un bacione a Nicola, a tutta la tua splendida famiglia. Allora, adesso torniamo in musica perché è il momento di andare alla nostra stagione 2019-2020. La nostra futura mamma, Alessandra La Rosa, ce l'andiamo ad ascoltare, poi torniamo qui a Casa Bergamini. Prendila così, possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so. Non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Forse è tardi e rincasare vuoi. No, che non vorrei, io sto bene in questo posto. No, che non vorrei, ora corro e faccio presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei, a parlare di rughe. Conosci anche tu, nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza, loro senza me. Lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, ora è tardi e rincasare vuoi. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non è sola, cerca di evitare i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Prendila così, non possiamo farne un dramma. Alessandra, Alessandra, birichina, quanti scherzetti te, Eleonora, Veronica e tutte le ragazze e i ragazzi di Degni di Nota. Spero tu stia bene, il panciotto mi sa che comincia ad aumentare. Io e Novella ti mandiamo un grande abbraccio, poi ogni tanto abbiamo la possibilità di scambiarci un saluto su WhatsApp. Grazie Alessandra per tutto l'affetto che ci dedichi e che ci dimostri. Allora, anche oggi siamo arrivati, per quello che riguarda la nostra puntata, alla fine. Vi ricordo velocemente il nostro indirizzo mail, la nostra pagina Facebook Degni di Nota, pagina Instagram di Degni di Nota, per consigliare a qualcuno di mandare il video. Chissà che uno consigliato da voi non sia presente i primi di novembre nella nostra
terza edizione di Degni di Nota. Grandi novità quest'anno e poi comunque vi terremo informati. Da casa Bergamini, da Luca Bergamini, una buona giornata, un abbraccio e ci vediamo la prossima puntata. Un giorno ti dirò, io ho rinunciato alla mia felicità per te, e tu riderai, riderai, tu riderai di me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me, e tu riderai, riderai, tu riderai di me. E mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai. E mi dirai che un uomo deve sapere difendersi. Na 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 na. Un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te, e tu non capirai e mi chiederai perché. E mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve arrendersi mai. Tu mi dirai che un uomo deve sapere difendersi. Oh! Oh! Ascolterai, già so che tu non mi capirai e non mi crederai, piangendo tu mi stringerai. Whoa!